Pink Baby, hai sentito? La nostra scuola ha indetto un concorso di pupazzi di neve. Sono sicura che tu farai il più bello di tutti. Ma ovvio, io ho un gusto innato nel creare pupazzi di neve. Vinco ogni anno. Oh, già, è vero, sei troppo brava. Oh, guarda, sta arrivando la secchiona. Ciao ragazze! Avete sentito la novità di pupazzi di neve? Ho un'idea stratosferica! Potremmo farlo insieme! No, 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 mi spiace, ma noi siamo già una squadra e non ti vogliamo. Ma non avete nemmeno sentito il mio progetto! Il mio progetto è davvero interessante! Potrebbe piacervi! Ma per favore, un progetto per un pupazzo di neve super fashion fatto da una secchiona come te? Ah, no, grazie. Faremo in modo di non capitare in squadra con lei. Oh sì, nessuno vuole capitare in squadra con quella secchioncella. Ci avevo messo tanto impegno nel mio progetto e nessuno vuole essere in squadra con me. Ciao, Massa, come mai qui tutta sola? Hai saputo della gara di pupazzi di neve? Sì, infatti sono tanto triste perché nessuno mi vuole in squadra. Oh, quelle della tua classe sono davvero antipatiche, ma non preoccuparti, tanto le squadre verranno sorteggiate. Infatti io spero tanto di capitare nella stessa squadra di Adrienne. Oh, sarebbe un sogno! Ma deve essere molto brutto stare in squadra con persone che non ti sopportano. Sì, questo è vero, ma sono sicurissima che ti farai valere. Dai, fammi vedere il tuo progetto. Ho salvato tutto sul mio cellulare. Diamo un'occhiata. Masha, ma questo progetto è interessantissimo. Si pentiranno tantissimo di non averti voluta in squadra. Grazie, Ladybug. Ci avevo messo tanto impegno proprio per piacere alle mie nuove compagne di classe. Ma vabbè, tra poco chiameranno le squadre. Speriamo bene. Bene, signori, benvenuti alla consueta gara di pupazzi di neve. Io sarò la vostra presentatrice, Miss Frost. In realtà farò anche da giudice. Insieme al mio compagno, Mr. Poldo! Ciao a tutti, sono davvero onorato di essere qui e non vedo l'ora di giudicare i vostri lavori. Bene, ora diamo il via alle squadre. Allora, la prima squadra. No, speriamo di capitare con Adrienne. Pink Baby in squadra con Adrienne. Oh, accidenti, che fortuna sfacciata. Avevi dubbi? Ciao Pink Baby, molto piacere di stare in squadra con te. Oh, piacere mio, Adrienne, vedrai che vinceremo di sicuro. Beh, noi impegniamoci, sono sicuro che anche le altre faranno un buon lavoro. Ah, oh, non penso proprio. Oh, Masha, perché non capito mai in squadra con Adrienne? Su, non preoccuparti. E poi Violet e Aqua nella stessa squadra e Masha e Marinette. Oh, che bello! Almeno sono in squadra con te. Non avrei sopportato di stare in squadra con una di quelle antipatiche. Sì, anch'io sono tanto felice di stare in squadra con te, Marinette. Mettiamoci subito al lavoro. Ah, oh, che bello! Non siamo capitate con la secchiona, sì! Dunque, questo qui, poi il rosso, tanto rosso. Non ti sembra un po' troppo semplice? Ma no, è ovvio che vinceremo. Io non conosco nemmeno lo stilista di questa sciarpa, a dire il vero. Questo perché tu non sei un fashion idol. Devo sempre spiegare tutto. Ti facevo più intelligente, Adrienne. Questo qui, perfetto! Potremmo anche battere Pink Lady stavolta. Oh, sì, è troppo carino. Io ci metterei qualche brillantino, sai? No, non penso i brillantini vadano bene, Violet. Ah. Ok. Bene, ecco fatto. Oh, Masha, ma hai capito che Pink Lady ha messo una sciarpa di Coco Mademoiselle sul pupazzo di neve? E noi cosa abbiamo messo? Ah, tranquilla. Non è la sciarpa costosa che nasconde questo pupazzo di neve. Lui ha una magia. Una magia? Ok, mi fiderò di te, Masha. Molto bene, signori, stop al tempo. Allora, Mr. Poldo, ora dovremmo giudicare questi pupazzi di neve. Ma certo, sono prontissimo!
Dunque, io vi ho proposto una renna super fashion con una sciarpa di Coco Mademoiselle. Sì, quello che ha detto lei. Oh, quella sciarpa è un vero tocco di classe, Pink Lady. Bravissimo. Sì, però io lo trovo ancora un po' troppo semplice. Dici? Passiamo all'altro concorrente. Ottima fattura, buona fantasia, però non lo so, è come se mancasse qualcosa. Secondo me ci volevano i glitter. Te l'avevo detto che ci volevano i glitter. Come fai a mettere i glitter sulla neve? Per me è molto carino anche così. Brave, davvero. Bene, illustrateci la vostra idea. Ecco, noi abbiamo deciso di puntare tutto sulla dolcezza del volto. Sì, in effetti è molto dolce, non trovi, Poldo? Sì, è davvero carinissimo, anche se... Non ha niente di speciale, vero? No, per adesso mi piace di più il pinguino. Sì, ma aspettate un attimo, lui ha una magia. Una magia? Una magia? Beh, facci vedere, Masha. Ta-da! Ha un sistema elettrificato all'interno, con tanti LED che si illuminano e cambiano colore. Wow! Questo sì che è un pupazzo di neve perfetto! Ma lui sì che è very fashion! È bellissimo! Siete state davvero brave, Masha e Marinette! Beh, Poldo, direi che abbiamo le nostre vincitrici. Poldo? Poldo? Insomma! Masha, ti prego, posso portarlo a casa? Ma sì, certo, sono davvero contenta che le piaccia così tanto! Oh, Masha, è un lavoro strepitoso! Sei stata grande! Accidenti! Battuta da quella orribile secchiona! Oh, wow, Marinette, complimenti! Avete fatto davvero un ottimo lavoro! Ah, grazie, Adrienne! In realtà io ho fatto ben poco, è Masha che ha avuto quell'idea straordinaria di far illuminare il pupazzo di neve. Oh, beh, ma il volto è dolcissimo, un po' come il tuo. Marinette, tutto bene? Masha, scusaci se ti abbiamo sottovalutato. Ah, tranquille ragazze, sono contenta che piaccia anche a voi. Sì, ma vogliamo diventare tue amiche. Abbiamo capito che alla fine la tua innata intelligenza e il tuo impegno nello studio non sono da screditare, ma anzi sono qualità molto importanti. Ehi voi, non traditemi! Va via tu! Bene ragazzi, la nostra storia finisce qui. Spero tanto che vi sia piaciuta. Se così, mettete un pollice in su. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di guardare anche tutti gli altri video dedicati ai vostri giochi preferiti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!